Ci troviamo sempre a Trucazzano e sono in compagnia di Bruno Chimirri, com'è andata? Bene, bene, diciamo che come giornata di apertura, non ho fatto ieri le warm up, sono venuto direttamente qui per la gara a fare un esercizio oggi. Il cavallo di 8 anni è stato benissimo, il cavallo buono Luca ha fatto un percorso di esercizio e penso che sia pronto per il Gran Premio di domani. Ecco, allora tu adesso per oggi hai finito e c'è domani? Sì, con i cavalli grandi diciamo sì, con gli altri ho un po' di cavalli giovani dietro, quindi ancora c'ho un 5, una 7 e così via. Poi dove sarai dopo Trucazzano? Ma dopo Trucazzano l'appuntamento penso un po' per tutti sono i campionati italiani. È abbastanza d'obbligo per il tecnico Ansorno e quindi diciamo che i cavalli buoni vanno lì. Senti, a livello di organizzazione, logistico, strutturale, come ti sembra questo concorso? Ma devo dire abbastanza bene, io sono stato qui un po' di tempo fa e penso che abbiano migliorato ancora molto le strutture, penso che sia veramente un bel concorso. Quindi diciamo che l'Italia non sfigura rispetto ai concorsi internazionali da questo punto di vista? No, secondo me l'Italia come strutture per fare i concorsi è al di sopra, è sicuramente superiore ai concorsi all'estero, a parità di livello. Consideriamo che questo è un concorso nazionale ed è una struttura per fare anche un oxio e così come questa ce ne stanno delle altre in Italia. Siamo molto fortunati come strutture. Senti Bruno, cosa ne pensi dell'opinione equestre? La segui? Sì, l'ho seguita perché ultimamente non si poteva non seguire. Devo dire che siete bravi. Grazie, grazie, bontà tua. Allora un saluto agli ascoltatori dell'opinione equestre. All'opinione equestre un saluto a tutti. Ciao.